Lei sta parlando con il presidente di regione che 4-5 anni fa, per primo in Italia, nella parte di propria competenza, laddove non c'è la scuola dell'obbligo, cioè gli asili nido, fece una legge per reintrodurre dopo un po' di anni l'obbligo vaccinale, cioè se vuoi portare i tuoi bambini all'asilo nido, pubblici e privati, devi vaccinare i tuoi figli, altrimenti rimani fuori. Devo dire che quella legge ebbe un grandissimo consenso, trasversale anche alle forze politiche, perché il diritto alla libertà individuale è sacrosanto, ma se mettendo a rischio la libertà degli altri per difendere la tua libertà tocchi il diritto alla salute, è prevalente il diritto alla salute. Io ad esempio sono uno di quelli che pensa che un medico o un infermiere o un operatore sanitario che non si vaccina non basta la sanzione, secondo me bisogna fargli cambiare mestiere direttamente. Questa è una grande questione, Presidente. Che chi deve difendere la salute... No, no, questa è una grande questione, la interrompo perché sì, davvero io ho detto è sul come tavolo la penso io. E la soluzione non c'è, nel senso che questi 200 e rotti mila insegnanti, docenti e anche personale non docente, cioè operatori della scuola che non sono ancora vacciinati, sostanzialmente io sto non vogliono. Sanità, eh? Sì, sì, no, dico, non vogliono vaccinarsi. C'è l'obbligo vaccinale per alcune categorie e non c'è l'obbligo vaccinale per altre categorie, ma sono categorie ugualmente cruciali, no? Cioè gli ospedali sono in questo momento naturalmente però... fondamentali, ma la scuola e l'istruzione, se si blocca la filiera dell'istruzione della scuola, quindi come ci si deve regolare secondo lei? Lei ha un suggerimento, come farà nella sua regione? Guardi, per poter io... riaprire le scuole a settembre? Stiamo parlando di, in questo caso, di scuola statale, scuola dell'obbligo, sono misure nazionali, non certamente regionali. Io credo, le dico la verità, essendo stato un presidente che introdusse l'obbligo agli asili nido, però le dico che introdurre l'obbligo nel paese credo non sia fattibile tra ricorsi e controricorsi. Quello che dobbiamo fare è convincere le persone, persuaderle. Non mi riferisco tanto ai Novax, che, come dire, mi pare vi sia un problema anche proprio ideologico. Mi riferisco a persone scettiche che hanno dei dubbi e che magari, vedendo che sono crollati i ricoveri ospedalieri e anche i decessi, che è la cosa più importante, sì, magari ritengono che poi non sia così importante vaccinarsi. Ora gliela dico in due parole. Cottarelli ha detto una cosa molto vera. Chi studia gli andamenti economici dice che l'Emilia-Romagna alla fine del 2022 dovrebbe superare addirittura il 2019 come PIL, che fu l'anno record nel dopoguerra, e noi recupereremmo 10 punti e mezzo di PIL in meno di 2 anni a fronte dei 9 punti perduti. Questo però significa che non chiudiamo quello che con tanti sacrifici abbiamo riaperto. Allora io credo che bisogna convincere gran parte della popolazione, oggi non ancora convinta, seppur voglio dirlo con chiarezza, in Emilia-Romagna siamo in questo momento a 1.600.000 vaccinati definitivamente, altro milione di persone come sottoscritto che ha fatto la prima dose e nelle prossime settimane terminerà la seconda, e altre alcune centinaia di migliaia che hanno già prenotato per la prima dose. Salusti. Quindi sta andando bene la vaccinazione. Salusti, certo. Per sì, cui sì, dobbiamo provare, beh, a convincere gli scienziati. Sentiamo Salusti e magari sistemiamo l'audio anche dei...